Con il convegno Una filiera nazionale idrogeno competitiva, opportunità e sfide del settore si è aperta oggi la terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana interamente dedicata alla filiera dell'idrogeno, il vettore energetico del futuro, in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 13 settembre. Con 24 convegni che contano già oltre 1530 preregistrazioni, Hydrogen Expo si conferma un'importante occasione di networking e scambio per gli operatori del comparto. Gli espositori sono 200, tengo a sottolineare che la prima edizione del 2022, del giugno del 2022, ne aveva poco più di 30, quindi il balzo in un lasso di tempo molto ristretto è stato notevole. Siamo sicuramente la più grande mostra convegno italiana e una delle più grandi anche e note, sottolineo, a livello internazionale, grazie a un lavoro di networking e di promozione all'estero della manifestazione. Fondamentale per il progresso della filiera è mettere a terra tutti i progetti industriali del PNRR, che all'idrogeno dedica 3,6 miliardi di euro in Italia entro giugno 2026. Cominciamo a vedere delle azioni concrete, perché quello che è importante oggi per lanciare un nuovo mercato dell'idrogeno sono il piano nazionale dell'idrogeno, che sia abilitante, che prevede azioni di breve, medio e lungo termine, che sia abilitante per gli investimenti. C'è la parte degli incentivi, sulla quale insistiamo da moltissimo tempo, e abbiamo visto i finanziamenti delle stazioni di rifornimento e delle Hydrogen Valleys, 52 Hydrogen Valleys. E poi infine le infrastrutture, perché senza infrastrutture non potremo avere un mercato dell'idrogeno. Importante la presenza delle aziende piacentine, ben 15 le realtà presenti alla Kermesse, e della regione Emilia-Romagna, che all'idrogeno ha dedicato una sezione del suo piano energetico regionale. Abbiamo messo insieme università, centri di ricerca, imprese, abbiamo il più grande investimento sull'idrogeno che verrà fatto da una discarica dismessa con ERA e SNAM. E abbiamo dato un contributo di 20 milioni di euro per rendere competitive queste strutture, queste operazioni innovative. E penso che sulla mobilità ci siano delle novità, perché le grandi case stanno andando in quella direzione, ma abbiamo fatto anche la prima sperimentazione di mettere idrogeno miscelato nei tubi con il gas. È una strada giusta, dobbiamo tenere tutti i mix delle rinnovabili, e l'idrogeno oggettivamente è la tecnologia più evoluta dal punto di vista green, è che dobbiamo abbattere i costi.